Eccoci, dopo che ci siamo esercitati un bel po', quindi senza la paura di sbagliare, potendo ri ristabilire il nostro piano sulla farina, dopo che ci siamo esercitati più e più volte, abbiamo imparato ad essere più o meno veloci, a fare le righe più o meno dritte, possiamo imparare a pr provare a ad imparare a farlo su carta. Allora, prendiamo un foglio A4, così, lo pieghiamo a metà, pieghiamo un terzo, due terzi e il terzo terzo. Otteniamo un quadratino così. Schiacciamo bene i bordi, se non siete capaci vi fate aiutare. Apriamo e abbiamo ottenuto i sei quadretti. Ok? Li vedete che ci sono i sei quadretti? Allora, noi adesso ragioneremo su un quadretto per volta. Allora, facciamo così. Facciamo allora, siamo partiti dalla croce? Bene, cominciamo dalla croce. Facciamo puntino qua, puntino qua, vedete, proprio a metà. Poi uno qua e uno qua. Ok? Li vedete? Proprio nel centro della linea in basso, nel centro della linea alta. E adesso unisco. Dritto. Da sinistra verso destra e adesso dall'alto verso il basso. Ok? E lo faccio altre volte di nuovo. Poi posso provare magari quei dritti sopra a farli unendo i puntini. Ok? Sinistra, destra, alto, basso. Ok? E poi ancora. Sinistra, destra, alto, basso. Poi lo faccio sotto. Se qui mi sento sicura di aver fatto i puntini, qui posso provare a farlo senza. Ok? Sinistra, destra, alto, basso. E così farò anche gli altri, fino a quando non divento proprio brava. Ok? Vediamo qual è il passo successivo.